Riserva Imo sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata all'ospite in studio con noi questa sera, già annunciata, ma adesso ha tutto lo spazio per lei, Valentina Mandolese. Ciao Valentina. Ciao, buonasera a tutti i nuovi ascoltatori degli ultimi minuti e nuovi ascoltatori. E vecchi ascoltatori. Vedo che arrivano anche diversi messaggi al nostro cellulare, vi ricordo il numero 329-9594-951, no, non telefonate se volete uscire con Brian Kelvin, care ragazze, non è questo il numero, è il nostro maestro Brian, ci sei? No, perché ci sono. Ecco, dillo anche tu perché non vorrei... 9, sai che i numeri... Il numero privato non si dà. Solamente personalmente. Ok, allora ciao Valentina di nuovo. E allora parliamo un po', entriamo un po' nel dettaglio di Nella stanza degli specchi, il tuo primo album. Sì, allora come anticipavamo prima, questo primo album risente in modo molto evidente di questo contatto fra due città molto simili e molto diverse, che sono Genova, ossia la mia città, e Catania, ossia il luogo a cui sono approdata, al The Cave Studio per la precisione, dove abbiamo registrato questo album. Uso il plurale perché lassù alla NIF, ai controlli e poi anche in sala a suonare c'era Daniele Grasso e Giusy JP passa l'acqua alla batteria. Insomma, è stata una bella esperienza. Noto che anche nelle tue interviste così tendi sempre a non solo a parlare di te stessa, ma anche, cioè, è un gruppo unico questo, quello dei musicisti che ti ha aiutato. Ecco. Beh, sicuramente, diciamo che tutto il gruppo di persone che ruota attorno a The Cave, questa etichetta appunto recente per nascita, ma che racchiude persone che sono nell'ambito musicale da sempre, e quindi ha la freschezza ma allo stesso tempo l'esperienza, ed è un luogo in cui la musica viene fatta ancora col cuore, ancora con le macchine analogiche, e questo si sente, poi lo spessore arriva a chi ascolta. E insomma, siamo sparsi un po' in tutta Italia, perché poi alla fine, pur essendo appunto a Catania l'etichetta e lo studio, ci sono Sista e le Formiche appunto siciliane, Sista di Catania, le Formiche di Palermo, Monica P da Torino, Samuela Schilirò da Milano, Teresa Mascianà dalla Calabria, Sabina Caruso anche lei di Catania, Saint Lips da Roma. Insomma, stiamo crescendo e ci stiamo ramificando, ed è una nuova famiglia. E allora viva la Sicilia, The Cave Records, abbiamo anche l'indirizzo, via Luigi Capuana 110 Catania. Esatto. Quindi, insomma, il luogo per matti, come diciamo di solito. Il luogo per matti, sempre molto interessanti le band della Sicilia, anche gli Una d'Arre, ora da un sottolineo veramente questa proposta che abbiamo fatto nella vetrina questa sera, è una proposta molto interessante. Ma siamo qua per ascoltare il tuo CD, parliamo del primo brano, Imago. Sì, parlaci un po' di questo brano. È una mia riflessione su ciò che l'immago appunto sta diventando, e quindi non più soltanto un vestito che però contiene un'emozione piuttosto che un significato, ma si sta svuotando sempre di più di questo, e credo che siamo ancora in tempo per aggiustare il tiro, perché insomma ci sono le possibilità ed è giusto cercare di farlo. Bene, ce l'ascoltiamo. Imago, lei è Valentina Amandolese. Presentarsi bene, presentare cosa? L'occhio vuole la sua parte, ma non può prendersi tutto. Non può prendersi tutto. In volo che sfavillanti per desolanti contenuti, un deserto di emozioni, di laga sotto la pelle perfetta di questo mondo sotto ipnosi. Mangio la tua imago, è in odore e in sapore. Se mangio la tua imago, non mi sazio, non mi nutro. Conservare bene, conservare cosa? Che l'anima muffisce nella sua busta di silicone.
presentarsi bene, presentare cosa? L'occhio vuole la sua parte, ma non può prendersi tutto. Non può prendersi tutto. Traccia numero 3 dal primo album di Valentina Amandolese, ospite questa sera negli studi di Riserva Indie. I rumori che state ascoltando sono le potenti strutture della nostra sala microfonica che si stanno predisponendo per l'esibizione live della nostra Valentina, che la vedo con una chitarra in mano molto bella, tra l'altro. Eh sì. La tua chitarra è quella che ti hanno regalato i tuoi genitori, quella che parli nel disco? Esatto, sì. È proprio quella? No, quella è la prima, però insomma sono comunque molto affezionata a questa chitarra che mi accompagna. Ecco, tu quando componi, componi chitarra e microfono, oppure hai un mini studio in casa con tutti i marchingegni che la tecnologia mette a disposizione degli artisti adesso? Ma sì, ho ricreato un piccolo, insomma, chiamarlo studio è una parola grossa, però insomma un nido in cui mi nascondo e compongo, anche perché poi mi piace molto mescolare suoni acustici ad altri più elettronici, e quindi di conseguenza il mix di queste attrezzature analogiche e digitali, insomma, ha bisogno di un piccolo appoggio tecnologico, se così si può dire. Bene, allora cosa ci fai ascoltare adesso dal vivo? Cosmico Blu, il primo brano del disco Nella stanza degli specchi. Benissimo, ce l'ascoltiamo live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. Valentina Amandolese, avvicinati leggermente ancora al microfono. Sì. Ok, live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. Coincidenze, citazioni, libri e film, semplicemente noi. Era quello il nostro posto, eppure un altrove non poteva esistere. Così piccolo lo spazio tra di noi sembrava inesauribile. Radici di noi, di quotidiani addì, in un cosmico blu. Amavo la tua lunga ombra la sera, ma all'improvviso è giorno e il tuo riflesso è così diverso adesso che posto, eppure un altrove non poteva esistere. Al contrario, inciampavo e tu raccoglievi sul soffitto i resti di me. Il
riflesso è così diverso adesso che non ti riconosco. Cosmico Blu live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, Valentina Amandolese, la traccia d'apertura del suo nuovissimo album, primo album nella stanza degli specchi. Complimenti Valentina. Grazie. Allora, abbiamo parlato, parliamo un po' dei testi, dei tuoi testi. Tra l'altro arrivano messaggi di complimenti veramente folli, un po' sospetti, devo dire la verità. Io non ne so niente. Qualcuno un po' sospetto, però va bene, fa piacere, te li riporto, insomma, fa molto piacere. Ringrazio. D'altronde, se non era brava, non l'avrei scelta all'interno di Riserva Indie. Facciamo anche questo piccolo spot alla trasmissione, certo. Innalziamo il livello della trasmissione. Questo spazio importante che racchiude un sacco di realtà diverse. Grazie Maurizio, a te. Grazie a te, grazie alla DK Records e a tutti quelli che ruotano intorno all'ambiente indie e che sappiamo bene quali sacrifici fanno per portare avanti i loro progetti e proporre nuovi artisti al pubblico. Allora, parliamo un po' dei tuoi testi. C'è un concetto all'interno dell'album? Ma diciamo che il titolo Nella stanza degli specchi, che poi è una frase, un concetto contenuto in un brano che sentiremo più tardi, vuole dare risalto alle varie sfaccettature della personalità e anche a una sorta di schizofrenia che questa società ci impone. Quindi, cioè, per esempio, nel mio caso, come penso tanti altri musicisti, gruppi, si trovano magari a dover coniugare realtà lavorative con quella musicale che ancora non è del tutto insomma lavorativa, quindi si fanno orari pazzeschi, però l'importante è trovare sempre le energie per dedicare lo spazio a questa che è un'ossessione, ossia la musica. Un'ossessione positiva. Certo, sì, però ossessione nel senso che c'è questa continua ricerca e anche questo tentativo di evolversi, di capire anche delle cose di sé attraverso la musica e del mondo che ci circonda, insomma. Io l'ho sempre interpretata così, l'ho sempre vissuta così. Bene, Valentina, cosa ascoltiamo adesso? Un brano dal CD, dimmi tu. Beh, allora potremmo passare proprio al brano Stringi i denti, Valentina, che è la seconda traccia e che appunto racchiude questa dicotomia tra questo confronto e scontro tra le diverse me stessa. Bene, ce l'ascoltiamo. Stringi i denti, Valentina, lei è Valentina Amandolese.